Siamo in diretta? Ciao, sì. Allora, eccoci. Io voglio vedere però oggi cosa facciamo. Buon pomeriggio, cari amici, cari amici. Ed allora, ecco il bracciale che mi ha fatto mamma. Prego. Ok, grazie. Allora, allora, cosa facciamo oggi? Oggi voglio superare me stessa, voglio fare un piatto, quindi amici, supportatemi. Okay. Una corona di pasta fredda, perché facciamo sempre la pasta fredda, ma questa volta la voglio presentare, la devo scatapultare, poi, vabbè. Scatapultare, perché la scatapulto. Vabbè, oggi la scatapulterò, no scherzo, linguaggio nostro. Ma sì, dobbiamo scherzare un po' ragazzi, perché sennò la vita, un po' di brio. Io intanto allora, voglio sentire come profuma. Sì, il nostro basilico. Oggi faremo inebriante. Allora, faremo una corona di pasta fredda. E Sofia ha scelto le rotelline. Però sono quelle per i bambini. Sono piccole piccole. Le ruote, buonissime. Io da piccola quanto ne ho mangiate? Una. E mangia, capito? Una. Mangia. Una. Allora, una. Come condiremo questa pasta fredda? Con un pesto di zucchine. Quindi io vado a dire. Ciao nonna! Ciao amici, benvenuti nella nostra cucina. Allora, oggi abbiamo un tavolo nuovo, un'isola nuova, così io posso impastare, posso. Come si dice? Gironzolare. Posso gironzolare impasto da Ok, perfetto, io allora, sono curiosa di vedere come facciamo. Andiamo. Allora, prima cosa, vai. Prendete uno stampo, in questo caso io ho uno stampo da 24 cm, ma va bene, per la dose che adesso vi darò va bene anche 26 cm. Okay. E lo dovete impellicolare, come dicevo nelle stories. Poi, pasta già pronta, fredda. Pasta fredda, già raffreddata, mi sono portata avanti. Senza nessun condimento. Nessun condimento. Ora cosa ho fatto? Ho preso delle zucchine. Una e l'ho grattugiata e l'ho messa sotto sale. Ora che devo fare, Sofia? La devo andare a strizzare perché deve stare per circa 15 minuti sotto sale, così rilascia tutta l'acquina di vegetazione. Vedete voi direte, cosa faccio? Voi direte, ma perché hai messo il sale? Allora, perché rilascia tutta l'acqua e perché noi possiamo andare a lavorare strizziamo, meglio. Abbiamo grattugiato, abbiamo messo un pochino di sale, un pizzichino, anche due, e lasciamo 15 minuti. Poi, dopo 15 minuti, farete questo che sto per fare io, che sto facendo, anzi. Ecco qua. È tipo come se, se stessimo facendo le melanzane sott'olio. Arriverà anche quello. Sì, quest'estate mi tocca anche fare le melanzane. Mi tocca, io le voglio fare perché le mangio, le mangiamo a casa. Mamma mia. Ci piacciono moltissimo, per fortuna. Allora, io strizzo le zucchine perché faremo un pesto di zucchine. Poi, in questa pasta, quindi, cosa ci andrà in queste rotelle? Pesto di zucchine. Basilico, okay, pomodoro e un po' di scamorza, provolone, un po' quello che più vi piace. La mozzarella fior di latte non l'abbiamo presa perché dopo rilascerebbe troppo acqua, non va bene. E dopo diventa troppo umida. Non va bene, perché poi questa pasta voi la condite, la mettete nello stampo ed è pronta, deve stare in frigo due orette per rassodarsi, così poi la taglierete a fette. Ora vi faccio vedere cosa intendo. Io sto bene, ragazzi. E i nostri amici dopo di come state? Io sto bene. Vediamo un po' cosa ci scrivono. E niente. Una domanda, perché l'abbiamo impellicolato? Perché adesso vi faccio vedere. Ora, prendete melanzane e zucchine e le andate a grigliare. Allora, tagliatele a fettine così. Ok? Sono finissime. Sono finissime. Mi ha aiutato Papino a farlo. Ciao Papino. Allora, guarda, dobbiamo fare così. Dobbiamo alternarle. Ah, ok. Aspetta che mi trema la mano, ho preso troppo caffè oggi. Allora, io devo rivestire lo stampo. Metto una zucchina, una fettina di zucchina e una di melanzane. No, una alla volta, melanzane. Dove andate voi? Allora. Dove andate? Dannate. Brava mamma. Vai, un po' di francesismo. Okay. Allora, zucchina e melanzana. Alterniamo. Sta ferma, non mi fare arrabbiare. Ecco perché vi dicevo che oggi voglio superare me stessa. Ce la farò? Ce la farò la nostra amica Tina a portare a tavola questa corona di pasta fredda senza fare peripezie? Ma secondo me sì. Per come sono pazzoide, io non so se... Siamo tutte e due pazzoidi. Ce la facciamo, ce ti la aiuto, facciamo. Ti aiuto. Sì, però questa pellicola deve stare... È perché, allora, non so voi, ma io odio la pellicola. Io odio la pellicola. È cattiva, è cattiva. Aspetta, 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 sai il braccio che non ci vedo, io già sono cercata di mio. Allora, cieca.
Va bene, ma allora, tu hai il tuo dialetto, quindi va bene. Allora, Sofia, facciamo così, guarda, aspetta. Ok. Fammi, aspetta, se no qua non ne usciamo vive stasera. Allora, se non vi piace la zucchina o la melanzana o siete allergici, io, per carità di Dio, potete mettere anche le fettine di prosciutto cotto, prosciutto crudo, tacchino. Allora, comunque ci stanno dicendo, che cosa stai preparando? Allora, una corona di pasta fredda. Ora andiamo a fare anche il pesto per condire la pasta, devono stare un po' vicine. Cosa facciamo? Impellicoliamo uno stampo a ciambella, come ho fatto io, e lo andiamo a rivestire con tutte queste fettine di zucchina e melanzana grigliate. Sofì, brava. Alterniamo, io perché così un po' di fantasia. Aspetta, facciamo così, che facciamo anche bene. Vai, brava. Ok, perfetto. E perché io me le vado a cercare, capito? Allora. Sì. Perché poi mettiamo la pasta e richiudiamo i lembi. Mamma mia. Ma secondo me, infatti, avevi ragione, dobbiamo superare noi stessi. Ma sì. Tu pensa di là, io penso di qua. Ok, facciamo tipo come un orologio. Non ti intromettere nei miei pasticci. Neanche tu. No. Allora. Allora, ti intromettere? No, non mi intrometto. Neanche tu. Sto andando un po' di sbieco, non fa niente. No, vabbè. Mi ricordo quando io all'elementare dovevo fare, per esempio, un orologio, no? E dovevo colorare, dovevo alternare. Quindi facevo da una parte coloravo dall'altra e dall'altra in un'altra. E non mi ci trovava mai. Ecco. Perché dovevo fare solo da una parte, invece facevo da due parti. E non mi ci trovava mai. Quindi potete immaginare quante volte... Io posso anche sovrapporre Sofia. Guarda, non fa niente. Guarda, facciamo così. Dov'è il buchetto? E come mai ora si trova? Si trova? Boh. Sarà. Forse perché mi sta aiutando qualcuno. Vedete, amici, dovete rivestire così. Io adesso, ripeto, sto facendo con le verdure questa corona di pasta fredda, ma voi potete anche, non so, mettere del prosciutto cotto piuttosto che prosciutto crudo. E poi, visto che le mie fettine sono un po' piccinine, io adesso vado a mettere anche alla base. Ora vi faccio vedere, così rivestiamo per bene, Sofia, guarda. Tanto qui, mamma, oggi un caldo per grigliare queste verdure. Ho fatto la sauna. Così sarò pronta per la prova costume. Che dici? Devo chiudermi la bocca però. No, vabbè, dai. Non devo mangiare più. Zia Linda, dottoressa zia Linda. Aiutami. Allora. Oh, che bello però. Bellissimo. Sì. Che ci dite di bello? Grazie, bravissime. Facciamo così. Mettiamo un po' di fantasia in cucina, anche perché... Tranquilli, ci stiamo muovendo. Ci stiamo muovendo. Chi è che ci dice ci dobbiamo muovere? Siamo lente, vero? Siamo lente. Va bene. Ma, sì. Ma chi va lento va sano e va lontano. Allora, grazie per il consiglio. Ah, poi dobbiamo stare insieme, dobbiamo chiacchierare, perché dobbiamo andare veloci? Non ci stressiamo la vita. Siamo, come si dice, molto lenti. Slowly. Facciamo pure l'inglese. Sì. Allora, voglio far vedere così. Si cucina con calma, con calma. Allora, vedete, ho rivestito un po' tutto. Ora basta così, Sofia. Forse ne metto un applauso. Mamma, batti 5. No, batti 10. 10, vai. Yeah. Ora andiamo a fare il pesto. Il pesto. Yeah, allora, zucchine. Il pesto, io amo il pesto, che sia ben chiaro. Chi lo dici? Allora, zucchine che avevamo precedentemente messo sotto sale e poi strizzate. Poi io metto parmigiano reggiano, buono, saporeggio. Allora, io ripeto, amici, scusatemi, ma noi a casa non amiamo i pinoli, quindi io metto delle noci e delle mandorle, ma voi siete liberi di fare come volete, perché lo devo dire, perché sennò poi mi criticano. Allora, olio, ognuno fa come gli pare a casa sua. Aspetta. Olio, il sale, ma come possiamo dimenticarci il sale? No, il sale no. Aspetta. Oltre alle zucchine, poi ripeto, a chi piace l'aglio mettete l'aglio, perché nel pesto ci va l'aglio, ma io non ce lo metto, altrimenti no. Perché non ce lo metti? E non ce lo metto perché non mi piace, dopo mi chiacchierate e allora ce lo metto. No, però da sapore. Basilico. Allora non dovrebbe chiamarsi pesto. Vabbè, mi sembrano un po' crude, ma le zucchine si possono mangiare anche se sono un po' indietro di cottura, tranquilla. Ma tu cuocile di più.
Sono le melanzane che non ecco, possono. Io però, siccome mangiate, sono sottili, ingannano un po'. Però ti assicuro che le ho fatte cuocere, ho fatto la sauna oggi. Allora, ve lo dico, io vi posso assicurare che le melanzane. Come si dice? Le zucchine. Le zucchine sono cotte, sono grigliate. Allora, io vado a frullare, farò un po' d'amore. Ok, vai. No, questo era il gambo. Il gambo. Allora, vado, faccio gambo un po' di amore. Tappatevi le ma vi assicuro che questo pesto vi piacerà. Io vi leggo. Sì, sì. Allora, quanto mi piace questo emoji? Io metto un altro po' di olio perché mi piace. Poi il pesto lo potete personalizzare, cari amici, eh? Allora, secondo i vostri gusti. Ci mancherebbe altro. Allora, c'è Alessia che ci dice: le zucchine per il pesto le hai lessate prima? No, allora le ho grattugiate, le ho messe sotto sale per 15 minuti, un pizzichino di sale anche due. E poi dopo 15 minuti le ho strizzate e sono andata a frullarle con gli altri ingredienti. Quindi abbiamo messo un po' di mandorle, un po' di noci, formaggio grattugiato, poi vi darò le dosi, un po' di sale, olio e basilico. Perfetto. Ok. Questo è il mio pesto. Il mio pesto. Buono. Aspetta, dov'è la Marisa? La Marisa! È buono. Sì, è buono. Ti posso assicurare che è buono. Sì. Sì, voi non si offenderanno i nostri amici liguri, il pesto con... si fa con, lo so, si fa con i pinoli, ma a noi non piace. E poi vabbè, il vero pesto è con il basilico, no? Però noi dobbiamo cambiare, giusto? Giusto. Cambiamo un po', amici. Però il pesto rimane patrimonio dell'umanità. Perché posso girare è un po'? Mitico. Sì, vai, mischiamo un po', facciamolo anche vedere ai nostri amici, Sofia. È verde. Ok, io prendo un coltello. E posso mettermi anche qui, Però mi sa che prendo la ciotola quella grande, Sofia. Ok. Che ci dite di bello? Vi piace questa ricetta? La farete? Io mi perdo in cucina. Perché c'ho tanta di quella roba, pentole, non le trovo mai. Non si chiude neanche, lasciamo stare. No, per tutta la roba che abbiamo a casa, cioè, per due case. La pasta, che adesso si è bella compattata. E tagliamo, inizia a mettere il pesto, amore. Ok, mettiamo il pesto. Aiuta la mamma. Sì, sì, che ti aiuto. Poi mettiamo un pomodoro ramato a cubettini, amici, Mamma mia, che bello. Altro basilico perché mi sa che per cena non ci arriva. Facciamola stare però un'oretta due in frigo, perché deve un po' rassodarsi, amici. Sì. Tu non aspetti, dopo si sbrodola tutta. Dobbiamo dare i consigli ai nostri amici. Grazie. Così. Questa volta non glieli tolgo i semi, non li voglio togliere. Voglio mangiare i pomodori con i semi perché fanno bene. Grazie mille. Allora. Ma sì, la nostra è una rubrica per stare un po' insieme, per chiacchierare del più e del meno. Per non fare cose di fretta. Cosa avete fatto in questa settimana? Noi, sempre di corsa anche noi. No, io mi sono rilassata. Sta finendo anche la scuola, siamo alle ultime battute, come dico io. Questo qui. E niente, vi consiglio questa ricetta. E Sofia, cambia argomento. E vi ricordo un'altra cosa. Vi ricordo sempre che su Instagram, @pignatina, io vi darò un voto. Cioè, darò un voto a questa bellezza. Che buona questa pasta! Aiuto! Assaggio io perché. Sì. Aspetta che dopo la dobbiamo mettere lì, Ciao dalla Sardegna! Ciao Elisabetta! Ciao Elisabetta, un abbraccio alla bellissima Sardegna. Tutta l'Italia è bella. Che un giorno ritornerò. Ritorneremo, io non ci sono ritorneremo stata. Ritorneremo. Lei c'è stata, tu ci sei stata. E tu non eri nata quando ci sono stata. Vabbè, sono molti anni che ci manco. Ci ritorneremo. Ciao Patrizia, ciao Nunzia, un po' di cucito. Ah sì, è vero. Un po' di... Ah sì, abbiamo fatto il braccialetto, ho fatto il braccialettino, così ogni tanto per riprendere il mio lavoro con l'uncinetto, altrimenti
Anche se imparare l'uncinetto è come andare in bici, non ti dimentichi più poi, no? Allora, abbiamo messo il pesto, ora mettiamo i pomodori. Qui c'ho una scamorzina dolce, ma qui ci sta bene anche quella affumicata. Mi ha preso un colpo perché? Mi sa che stavo buttando tutto giù in verità. No, non si stacca, aiutami. Il femmia bitte. Allora. Tedesco? Ok. Poi, io le uniche cose che so dire è i Sicherheitsgurt, Ashtufestangen, Den, allora, e Sieben. Sieben. Sette. Sette. Allora, amalgamiamo, brava Sofia. Grazie. Io me la mangerei già così a cucchiaiate. Saluto da Torino, da Lucia. Ciao. Ciao Lucia, un abbraccio anche a Torino, perché noi siamo ormai internazionali. Ciao Valentina. Da tutta Italia, vi ringrazio e vi abbraccio virtualmente, tutta l'Italia, bella bella bella, vi voglio bene. Ciao. Grazie. Valentina. Ciao. Ciao Valentina, ciao. Ciao a tutti. Salutiamo la nostra amica Patrizia. Ma ora questo qui lo dobbiamo mettere lì dentro? Sì. Aspetta che non ho tagliato un pomodoro. Oh, sacro bello. No, no, dai. Vabbè, capita, capita. Quindi ora cerchiamo di mettere questa bellezza di... Spero che sia di pasta, ecco, diciamo così. Altrimenti facciamo, chi trova il pomodoro intero vincerà non so cosa. Un premio. Un premio. Un premio, sì. Allora, siamo pronti, amici, rullo di tamburi. Aspetta, allora facciamo... Ci ho messo tutto? Sì, stacchino. Lo stacchetto. Come è stato il stacchetto? Eh no, io sono un pezzo di legno, non so. Vabbè, dai, tranquilla. Abbiate pazienza. Aspetta, ti aiuto. Sì, grazie. Casomai non nel buco, ma va bene. Piano. Aspetta. Si può anche fare con la pasta corta. Sì. Sì. Anche, che ne so, i tubettini. Quello che più, insomma, mi piace. Veramente si può fare anche con la pasta lunga, però noi abbiamo optato per quella corta. Ciao! Ecco qua. E mi raccomando, amici, almeno 2 ore in frigo deve stare, perché si deve compattare. Aspetta, ok? Dai. Perché altrimenti poi, ecco. Le conserviamo un po' da non mettere dentro. Dici? Secondo me sì. Allora. Sapevo che mi diceva questa cosa. Va bene. Allora. Ciao! Ah, ecco, ciao. Luzia, questa mi piace. Luzia, questa mi piace. Sì, allora, Luzia ci ha detto: lava i piatti, chi trova il pomodoro intero. Ma guarda, allora non è un premio, forse. Ma secondo me sì, ma secondo me è un premio per mamma. Sì. Che l'aiutiamo. Va bene, va bene. Ma tanto già mi ciao, ciao dalla Sicilia, ciao Lucia dalla Sicilia. Ciao, ciao. Antonietta, ciao da Pisa, siete fantastiche. Ciao, ciao a tutti. Pisa, anche Pisa. Torneremo anche a Pisa, perché noi studiamo arte e dobbiamo andare anche a Pisa, quindi vi verremo a trovare. Allora, che dire? Ciao da Genova. Da Genova, Cinzia, ciao. Anche Genova. Anche Genova, fantastica. Ma la nostra. Allora, Francesca dice: aggiungerei un po' di olio. Comunque siete brave. Va bene, possiamo aggiungerlo. Sì, possiamo aggiungerlo. Aspetta, però, giusto un filino, Sofia. Io stavo. Basta. Facendo un rumore tipo del carpentiere. Metto, metto. Un filino così, un giro. Bene, grazie, Francesca, giusto? Noi. Ascoltiamo i vostri consigli, cari amici. Ciao dalla Svizzera! Svizzera. Ciao da Genova! Benvenuti, ciao, benvenuti, benvenuti, amici. Siamo internazionali. Internazionali. Cuciniamo, ci divertiamo in allegria. Quella te la lascio così, Sofia. Sì, yeah. Te la vuoi mangiare così. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a chiudere. Tacche. E a Genova quando venite, Nunzia? Guarda, Nunzia, ti do del tu. Dobbiamo venire anche a Genova, perché... Ce la faremo. Sì. Però la prima tappa sarà, come si chiama, allora, la Sardegna. Che siamo in Umbria, facciamo un po' il giro. Facciamo il giro dell'Italia. Dobbiamo ancora andare ad Orvieto, Sofia. A Siena. Allora, Angela dice: Tina, secondo me sarebbe buona anche ripassata in forno. Non saprei, però possiamo provare, amici. Io, per carità, certo. Possiamo provare, va bene. Però la mia idea era di quella... Pasta fredda, perché adesso è caldo e io però fredda. Secondo me sì. Angela, vero? Sì. Angela voleva dirci, per esempio, visto che qui c'è la scamorza, sì. Di fare tipo una pasta al forno. Certo, perché così fila. Capito? Secondo me non hai torto, Angela. Secondo me ho capito così, ma va è una bene. Buonissima idea, sì, secondo sì, me. Sì. Ciao Sofia, brava che aiuti la mamma. Ciao Luna, ciao.
Eccola! E guardate, mi dispiace che non sentite il profumo, perché è una cosa proprio strabiliante. Con tutte queste tecnologie dovrebbero... Io però faccio anche... infatti, brava. Ci arriveremo anche quello, qua corriamo. Io vado già in foto. Allora, io però metto altra pellicola, perché come sapete... bisogna confezionare il tutto, perché andiamo a mettere in frigo così non si mischiano i sapori. Io impellicolo tutto. Allora Angela infatti ci diceva: brava Sofia, intendevo quello, intendeva proprio quello. Tipo una pasta al Sofia forno. Ha capito al volo. È perché oggi, non so perché, mi stavo ricordando della pasta al forno. Dico, ma mamma sta facendo questa ricetta? È vero, sì, la stavamo preparando dietro le quinte. E tipo, dico, ma sarebbe Sofia buona una pasta al forno. Tac. Sofia ha voglia di pasta al forno, mi sa che gliela devo fare. Anche se fa caldo. E allora, questo qui, mi raccomando, ripeto, cari amici, abbiamo fatto una corona di pasta fredda. Che cosa abbiamo fatto? Aspetta, Cristina dice Cristina che verrà ad agosto ad Assisi. Davvero? Cristina, faccelo sapere, così prendiamo un caffè insieme. Noi siamo a Bastia Umbra, così ci incontriamo e ci salutiamo e ci conosciamo. Bene, aspetta, bene, Antonietta, amici. Le zucchine, le melanzane, le arrostite? Sì, allora, abbiamo tagliato con mio marito le zucchine e le melanzane così sottili e sono andata, diciamo, a grigliarle sulla piastra, ecco che ho fatto la sauna, come dicevo prima. Cosa dobbiamo fare, amici? Grigliamo le zucchine e le lasciamo raffreddare. Rivestiamo uno stampo a ciambella con la pellicola, così è più facile estrarlo, no? Dopo, infatti, come si fa col zucchotto. Non no? mi ricordo chi era, però sì, mi sembra che c'era una persona che ci aveva detto: sì, se la mettete in forno non ci mettete la pellicola. No, allora, è sottinteso. Se lo vorrete fare in forno, se lo voleste fare in forno, scusate, togliete la pellicola, perché non, cioè, no, lo sapete, ormai è elementare. Poi però ungetelo con dell'olio o del burro, io direi, perché altrimenti se no si attacca tutto. E ci sta bene anche un po' di sughetto qui, di pomodoro, vabbè, adesso vado con la fantasia. Una cosa sola, volevo dire, volevo fare il recap della ricetta. Ecco. Cosa facciamo? Sofia ha scelto le ruote. Ecco qua, le ruotine, quelle per i bambini piccolini. Cosa facciamo? Bolliamo la pasta, la facciamo raffreddare. E chi ha detto che sia solo per i bambini piccoli? No, è anche per i grandi. Allora, ciao Patrizia. Patrizia, io non leggo, però Sofia mi devi aiutare. Aspetta, è ancora troppo piccolo. Patrizia, ciao, passate una buona domenica. Grazie, io altrettanto. Allora, comunque mio nipote, ciao. Ciao, bacioni a tutti da Tina e Sofia. Allora, condiamo la pasta. Sì, condiamo la pasta con il pesto di zucchine, grattugiamo la zucchina e la mettiamo sotto sale per 15 minuti. Dopo la strizziamo e andiamo a frullarla con pinoli o noci, mandorle, noi abbiamo utilizzato noci e mandorle, un po' di olio, sale, parmigiano e basilico e facciamo il nostro pesto. Condiamo la pasta e aggiungiamo quindi pomodoro, scamorzina e poi diciamo che la andiamo a mettere, sì, la andiamo a mettere in questa, formiamo una corona, però abbiamo messo, alternato zucchine e melanzane grigliate così per raccogliere il tutto. In frigo almeno 2 ore, ma se lo fate la sera prima meglio, io poi vi devo dare i consigli. E poi si mangia, si sbatascia sul piatto e comunque Anna ci dice che per lei metterebbe anche un po' di besciamella. Buona anche quella, giusto, va perché bene, noi va cerchiamo bene di fare sempre le cose leggere, ma poi dopo noi accettiamo i consigli dei nostri amici. Sì, sì, infatti. Siete liberi, insomma, di... però grazie per i vostri bellissimi consigli. Allora, Angela, ragazzi, avete dato una bellissima idea, grazie mille Patrizia. Grazie a voi. Forse ho sbagliato. Perché? Ah, comunione di mia nipote. Auguri. Scusa, allora, avevo capito con mia nipote. Scusa, va bene. Allora, auguri per la comunione. Che bello. Noi l'abbiamo fatto a ottobre. Sofia l'ha fatto a ottobre. Allora, ecco qua, la mia ricetta è pronta, poi ci vediamo nelle stories per il voto di Sofia. Adriano dice che la farà anche lui stasera. Grazie mille per la vostra fiducia, veramente, perché diciamo che siete tanto carini. Noi diamo così uno spunto, poi fateci vedere le vostre foto, perché ricordiamo che abbiamo un gruppo Facebook, gruppo di Tina in cucina, andateci a cercare perché pubblicate anche voi le ricette vostre e se volete fare le nostre, insomma. Ciao, baci! È uno scambio. Un bacione, allora non mi dilungo di più, Sofia. Grazie ancora, buon fine settimana, buona domenica. Io vado a dare un voto. E Sofia mi darà un... però questo adesso deve stare un po' in frigo, quindi lo darò più tardi. Lo dai qui il voto. Assaggiamo. E se non mi si sbattascia tutto. No, questo qua. Allora amici, un bacio ancora e a presto. Alla prossima ricetta. Chiudi tu? Chiudo io. Vado a dare un po'.